La conferenza è convocata sulla questione Saremar. Avete avuto tutti notizia, peraltro noi non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione formale dalla Unione Europea, abbiamo ricevuto solo una nota stampa. La notizia e soprattutto la decisione che è arrivata inopinatamente lascia spazio a molte, molte perplessità e dubbi che se si esamina quello che è successo e alcuni elementi che io adesso vi darò porta a pensare male e credo che sia legittimo pensare male. Prima di tutto vi ricordo che l'Unione Europea stava trattando due indagini formali. Una è stata aperta nell'ottobre del 2011 ed è l'indagine formale relativa alla Tirrenia. L'altra è stata aperta nei confronti di Saremar a seguito delle denunce di CIN, Mobi e grandi navi veloci e risale al dicembre 2012, quindi a più di un anno dopo. Noi abbiamo recentemente chiesto le due indagini sono state accorpate. Noi abbiamo recentemente chiesto al commissario Almunia di mantenere le indagini accorpate e abbiamo segnalato le novità che sono date dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato i dubbi sulla possibilità di ritenere i servizi di cabotaggio marittimo forniti a Tirrenia non rispondenti alle esigenze di interesse generale di continuità territoriale tutelate dalla Regione e in considerazione del fatto che non essendo queste esigenze tutelate e garantite da Tirrenia, i servizi affidati in via d'urgenza dalla Regione alla Saremar erano esattamente finalizzati a rendere quei servizi di cabotaggio rispondenti alle esigenze di interesse generale. Ricordo anche che nella sentenza dell'antitrust, in particolare nelle conclusioni istruttorie dell'antitrust, era detto in modo chiaro che il cartello si era intensificato in occasione della nascita di Saremar, perché Saremar incideva sulla possibilità di concorrenza e quindi gli armatori privati, i signori del mare, avevano ulteriormente messo in campo un cartello e regole che fossero finalizzate a un aumento dei prezzi, quindi alla realizzazione di un vero e proprio cartello. Allora, noi lo scorso 13 gennaio avevamo avuto notizia di un'ulteriore riunione che era stata convocata per il 21 di gennaio dall'Unione Europea presso la Commissione per un'ulteriore fase istruttoria per discutere di questa questione. Su istanza del Governo nazionale, questa riunione è stata rinviata e il Governo nazionale doveva provvedere a fissare una nuova riunione perché voleva entrare nel merito di questa problematica in termini generali. Ora, viene fuori che anziché convocare questa nuova riunione, non fa seguito la convocazione della nuova riunione, ma arriva la decisione. Ed è una decisione che condanna la Regione alla restituzione, la Saremar alla restituzione di questi fondi per relativi a un esercizio in via sperimentale, ma non solo, perché le somme si riferiscono in parte alla copertura del disavanzo relativa alla sperimentazione, in parte alla copertura, all'aumento di capitale finalizzato a coprire il credito vantato dalla Saremar nei confronti della Tirrenia, credito che era stato svalutato. Quindi voglio dire, è una follia assoluta perché oltre al danno la beffa, perché noi abbiamo avuto una svalutazione di credito che deriva dalla procedura Tirrenia, facciamo un aumento di capitale per compensare la svalutazione di credito e viene sanzionato dalla Unione Europea l'aumento di capitale quando contestualmente c'è una procedura di indagine aperta nei confronti della Tirrenia che è aperta da più di un anno prima della quella relativa alla Saremar e non risulta esserci nessuna decisione e stranamente arriva oggi la decisione sulla Saremar. Questo, come potete immaginare, desta più di un sospetto e ci fa pensare evidentemente che ci sia qualche cosa che non va. Ricordo che l'operazione Saremar è stata, come vi dicevo, citata dall'antitrust, è che l'antitrust ha sanzionato le compagnie
private, le MOBI, grandi navi veloci e CIN, per l'esistenza di un cartello, attestando che quel servizio non è atto a soddisfare quelle che sono le esigenze di mobilità della Sardegna, non solo. Ci sono due procedimenti che sono arrivati a buon fine da parte dell'autorità garante per il mercato e la concorrenza. Il primo è quello che vi ho detto, il secondo è un procedimento per inottemperanza alle condizioni che presidiavano alla concentrazione MOBI-CIN, e per questo secondo procedimento le compagnie sono state ulteriormente sanzionate. Allora, desta sospetto e meraviglia che ci sia una cosa di questo tipo, e soprattutto si decide su Saremar e non si decide su Tirrenia, che è aperta da più di un anno prima della Saremar. Si decide su Saremar quando è stato accertato da l'autorità garante per la concorrenza che Tirrenia non è in grado di svolgere il servizio e che la Saremar andava a supplire rispetto a questa inadeguatezza di Tirrenia. Questa è la prima cosa che lascia ovviamente allibiti, e rispetto alla quale noi, vi preannuncio da subito, ovviamente non ci fermiamo qui, non abbiamo nessuna intenzione di sottostare a quello che riteniamo un sopruso di un'Europa dei burocrati e delle lobby private, e faremo ricorso sia alla Corte di Giustizia che al Tribunale Europeo, per la parte che riguarda lo Stato membro e per la parte che riguarda direttamente la Saremar. L'altra cosa che lascia veramente allibiti d'esterrefatti, io sono qui accompagnato dall'assessore alla programmazione di bilancio, che ha la competenza per quanto riguarda i fondi che sono stati destinati, e dal vicepresidente assessore della sanità, che ha la competenza in casi di infermità mentale. E l'infermità mentale è quella della opposizione, che io vi dico che nel 2007 Soru diceva che quella contro la Tirrenia era una battaglia storica dei sardi, e diceva che l'obiettivo era quello di, magari attraverso un finanziamento della SFIRS, partecipare per creare una flotta sarda. Questa era la battaglia storica. Allora, adesso vorrei capire, le battaglie sono storiche quando vengono fatte solo da una parte, quando le fa la controparte non sono più storiche? Perché sento tutti quanti parlare di flotta sarda e di flop e cose di questo genere, e tutti quanti criticare la creazione di una flotta sarda, quando erano loro al governo hanno considerato questo un risultato storico. L'unica differenza è che loro non l'hanno fatto e noi l'abbiamo fatto. Peraltro, e questo lo potremo evidenziare meglio quando verrà notificato il provvedimento, dal comunicato stampa sembrerebbe da quelle scarne notizie disponibili che sia stato riconosciuto il diritto delle autorità nazionali e regionali a definire e finanziare servizi di interesse economico generale, e sia stato contestate le modalità di organizzazione del servizio. Quindi questo significa che la flotta sarda in astratto non è inidonea a ottenere quel risultato. E io vi ricordo che quello era un esperimento che è durato per un tempo limitato, e che dopo di quello è stato notificato, stiamo ancora attendendo il risultato, un provvedimento, la legge 15, che prevedeva la creazione di una flotta, oltre al finanziamento del disavanzo, la creazione di una flotta sarda. Quindi questo mi fa pensare, lo vedremo nel provvedimento, che non sia esclusa la possibilità di considerare quel servizio legittimo, salvo evidentemente determinati requisiti che verranno. La società in auto, la Flotta Sarda SPA, la Saremar non è una società in auto, non ho capito, scusa. La Flotta Sarda SPA, quella approvata nella legge, è una società in auto che è diversa dalla Saremar, viene contenuta la Saremar. No, ma io sto parlando della Flotta Sarda. Allora, la Saremar, quello della Saremar era un esperimento che serviva a creare i presupposti per la Flotta Sarda SPA. Il Consiglio regionale ha varato la Flotta Sarda SPA. Il nostro obiettivo di governo è quello di far partire quanto prima le navi della Flotta Sarda SPA, e il provvedimento sembrerebbe, ripeto, da un primo esame, non impedire un percorso di questo tipo. Questo volevo sottolineare. Siccome qua si sta parlando di un fallimento di politica dei trasporti che è finalizzata alla creazione della flotta sarda,
Io voglio ribadire che noi andiamo avanti e faremo ricorso. E in ogni caso, da quel poco che si può rilevare, non sembra essere escluso e quindi non mi sembra che ci sia una bocciatura della politica di trasporto relativamente alla flotta sarda. Dicevo, quello che dal mio punto di vista è scandaloso e lascia allibiti è che ci sia una politica sarda a intermittenza, che sostiene determinate ragioni quando sono proprie, va contro, si schiera contro ed esulta rispetto a una decisione che censura una iniziativa legittima e necessaria dell'amministrazione regionale, e questo è assolutamente assurdo. Questa è un'Europa che va a favore della lobby private e degli armatori. Questo è un provvedimento che nasce da una denuncia di coloro i quali sono stati sanzionati dall'antitrust e che rappresentano, dal mio punto di vista, le lobby che hanno dato origine alla privatizzazione di Tirrenia, che si sono aggiudicati Tirrenia, nei confronti del quale abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale, che abbiamo vinto, e che ancora oggi stanno cercando di fare di tutto per impedire alla Regione di esercitare i propri legittimi diritti e fare di tutto per tenere la Sardegna sotto scacco. C'è una notizia che mi hanno dato che mi fa venire i brividi. Una persona riferisce di aver assistito a un colloquio nel quale delle persone che si occupano della campagna elettorale di un candidato alla presidenza, ovviamente non il sottoscritto, riferivano di un ingente contributo finanziario ricevuto dall'armatore onorato. Allora, è semplicemente pazzesco, è scandaloso che ci sia un'azione delle lobby che va in questa direzione, riesce a incidere anche su quelli che sono i meccanismi europei, e che la stessa lobby stia finanziando campagne elettorali di concorrenti per cercare di far valere le proprie ragioni. Questo è qualche cosa che semplicemente fa ribrezzo, e credo che chi sia destinatario di aiuti da quei signori debba solo vergognarsi.